Alla fine anche l'uva sicuramente è un segno del territorio, qui non si facevano, diciamo, grandissimi vini, vini che magari noi vogliamo, che ricordiamo come magari il Barolo o il Sassicaia o altri vini, qui si è sempre fatto un vino del territorio. Il Fortana ha sempre fatto sempre spadroneggiato in tutta la bassa parmense. Poi alla fine quasi si era perso, perché è un vino solo 6 gradi, quindi in controtendenza con i grandi vini che sono usciti, insomma, che hanno, diciamo, qualificato l'immagine dell'Italia anche all'estero, alla fine quindi quasi scomparso, poi rivalutato invece come abbinamento al territorio, come abbinamento alle merende a base di salame, a base di culatello, e una vigna, un vitigno molto rigoglioso che probabilmente aveva dei problemi per come veniva coltivato. Qui abbiamo rimpiantato una vigna di Fortana, ce ne sono di diversi tipi. Noi abbiamo optato per il Fortanella, che poi è classificato come il Cab 13, quindi quello che dà un po' meno, che fa il grappolo più piccolo, con un acido però molto dolce, più tardivo nella maturazione, ma sicuramente con una qualità, diciamo, molto importante. Abbiamo ricominciato a vinificare. Esce il Fortana a 6 gradi, è un IGT, e si chiama, il nome è Fortana del Taro, anche se io l'avrei chiamata Fortana del Po o della bassa parmense, e poi da lì abbiamo cominciato a costruire, perché a mio avviso questa era un'uva che poteva dare qualcosa in più, un'uva che mantiene sempre il suo profumo nel vino e che tu la riconosci anche se la vinifichi in modo diverso. Abbiamo applicato poi un metodo Charmat e abbiamo rifatto quello che era il vecchio tambourin, questo vecchio sistema di separare gli acini dal succo dell'uva e farlo fermentare senza questo. Poi in più un'altra idea che è stata quella di dire: ma se i francesi con il Pinot Nero fanno lo champagne, perché non proviamo a farlo anche noi con il Fortana? E così noi non possiamo chiamarlo champagne, lo chiamiamo un metodo classico di Fortana, 3 anni sui lieviti, quasi niente di dosaggio, e alla fine direi un vino eccezionale, naturalmente vinificato in bianco, un vino che dà un profumo e un'acidità, diciamo, non eccessiva, ma sicuramente molto piacevole.